Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video della serie su FIFA 18. 118! Eccoci qua, iniziamo aprile. Come già dissi nel finale del precedente video, questo mese qua, date le 2000 partite che ci sono 7 partite da fare, con 9 partite rimanenti del campionato a regola, sì, sarà molto molto decisivo e importante. Allora, siccome ho già visto quali saranno, no, le partite che dovremo affrontare per quanto riguarda il discorso casa e fuori casa, trasferta, io direi che, dato che la prossima sarà, ve lo dico di già per chi non avesse visto i video precedenti, di conseguenza anche il calendario, anche se in realtà ve l'ho fatto vedere qua, quindi ho detto subito una cavolata, pronti via. Dato che la prossima sarà contro lo Swansea, fuori casa fra l'altro, che Swansea, come vedete, è secondo, io direi di simulare questa partita qua per poi appunto giocare la prossima. Quindi, vediamo un po'. Contro l'Ipswich Town, se non sbaglio, all'andata, nonostante giocassimo in casa, abbiamo perso. E io duro cosa faccio? La dissimulo, che simulando, diciamo, le osie sono limitate. Cioè, se si perde io non posso fare niente per intervenire e per sistemare la partita, provare a sistemarla. Comunque, pronti via, dopo 8 minuti Garner sblocca la partita, 1-0 per l'Ipswich. Si perde così, alle... Ah, Serse rigore sbagliato, se no poteva anche andare sul 2-0, ma mi sa che si è persa. Vediamo un po'. No, Maulidone all'87esimo, così ci fa aggrappare il pareggio. Bene per come stanno messa la partita, però peccato perché era meglio vincere. Partì subito con una bella vittoria, vabbè. Prima di iniziare la prossima partita, no, sì, una precisazione, perché sennò passo per, più che incoerente, per persona strana. Perché? Perché prima ho detto, vabbè, pareggio, ho lasciato molto fare, cosa che in realtà nel precedente video, sul finale soprattutto, non ho fatto. Allora, nel precedente video, prima di fare i discorsioni, io non avevo visto quante partite mancavano, perché sinceramente guardavo solamente punti della classifica, non tanto le partite, lo so. Diciamo una cosa stupida da fare, però non lo so come, ma guardavo solamente punti. Vi dico la verità, a me ora come ora interessa poco pareggiare, vincere, perdere. Cioè sì, chiaramente preferisco vincere e eventualmente se si perde mi gira le scatole, però diciamo che l'obiettivo che mi sono prefissato è quello di cercare di ottenere la promozione matematica in questo video qua. Quindi se alla fine pareggio, ma anche l'inseguitrice pareggio, non mi va bene uguale, tanto per essere, diciamo, più o meno capito, spero. No, dico perché lo Swansea, per esempio, che era a 65, quindi era 10 punti a noi, è rimasto 10 punti a noi perché ha pareggiato, per dire. Quindi il pareggio mi ha fatto girare le scatole relativamente, ecco. Non lo dico solamente per essere un pochino più corretto. Comunque, come avevo detto prima, la seconda partita è contro lo Swansea fuori casa e la gioco. Eccoci qua, il casa in casa per quanto riguarda le divise. Ok, ci siamo, vai, iniziamola. Dai, bimbi, che è importante questa. Bella palla, va Brereton! Ciccio Brereton, la sblocca al 12° del primo tempo. Da un gran passaggio di Gomez, bello filtrante. Aledde, buono. 1-0, si sblocca così. Ancora Brereton, peccato de. Ancora Brereton, buttala dentro. Brereton, ancora lui. All'inizio del secondo tempo, la ributta dentro. 2-0, e raddoppiamo così. Ancora passaggi fra Brereton e, anzi, fra Gomez e Brereton. Buono, 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 bravi. Edwards, mamma mia! Che palo di... Brereton! No, ho visto muoversi la rete e ho detto vai, si è fatto gol. Attenzione! Attenzione, 2-1. Lo Swansea a un quarto d'ora dalla fine la riapre. Attenzione, bimbi. Non ci credo! No, dai, che palle! Ma tanto me lo sentivo andare a finire così. Era già da quando hanno fatto gol, dopo il gol, che erano sempre lì e c'era sempre andata bene. Porca miseria, di che palle, no, lasciatemelo dire, che palle, di. Da 2-0 a 2-2, e a regola, no, a regola è finita, però di, che palle, infatti, 2-2. Boia, se si vinceva questa, di, boia, che passo si faceva in più rispetto soprattutto a loro, ma soprattutto a quelle dietro. Boia, di, peccato, di. È abbastanza immeritata, vi dico la verità. No, non guardate le statistiche perché sono venuto a fare sul finale. Per amor di Dio, che tiri l'hanno fatti, eh. Però
Siamo stati dei pro, tanto me lo immaginavo sempre così, quando prendo a 15-10 minuti alla fine, poi automaticamente sì, magari sono in vantaggio dell'altro, ne piglio un altro. Madonna santa, è maledizione quasi. Terza partita del video, giochiamo in casa, torniamo a giocare in casa, dai. Contro l'Hull City, la classifica com'è? Più o meno se dovessimo vincere rimane invariata rispetto a quella che c'era all'inizio video, perché saremmo a 10 punti dalla seconda, che però in questo caso è il Brighton. Non più lo Swansea, che addirittura è quarto, anche se hanno una partita in meno, quindi boh, vabbè. Però prima di iniziare ci teneva di una osina. Io vi dico la verità, quando nel calcio mercato invernale ho preso, anzi ho acquistato, anche se poi arriveranno anno nuovo, quei giocatoroni, quei top player, soprattutto per una squadra come il Chesterfield, che milita momentaneamente nel gioco in Championship. Quando ho preso loro, ho detto certo che se metti casa alla fine non ci dovessi andare o dovessi comunque andare in Premier League, deve fa un po' strano perché sono giocatori, no? Soprattutto magari Sterling, e fa un po' strano eventualmente avere così pronti via dei giocatori del genere, soprattutto se dovessi rimanere in Championship. Una siega, cioè io ho visto lo Swansea, a parte che c'era il dubbio Vardy, non so se vi ricordavate, no? Che fra l'altro mi è sembrato di non vedere così quando mi è capitato di guardare i giocatori. Cioè, ma lo Swansea c'ha Schick. Schick 2020 penso che sia straforte. Eppure in Championship non è nemmeno prima. Quindi no, lo dico solamente per se magari dovessi dire, certo, ma per questi giocatori vedi, deve essere una squadretta, magari nel giro di un anno diventi una squadrona. E parte meno male, ma non è che quell'altro sia tanto da meno, soprattutto in questo campionato lì. Vabbè, ci tenevo eventualmente. Se dovessi venire fuori un discorso del genere a darvi delle spiegazioni, comunque vai, simuliamola e guardiamo di tornare si diora la vittoria dopo due pareggi. Brereton, buono, al 27esimo 1-0. Santa Maria al 74esimo, raddoppia per noi. Attenzione, Eriksen, mamma mia, Eriksen di loro all'83esimo ha riaperta. Poi ho visto Clark Hull, ho detto addio all'88esimo, meno male. Mi dispiace perché si è fatto male eventualmente. Comunque era solamente il cerottino, insomma, un mini infortunio. Meno male, via. Ale, siamo tornati a vincere. Quarta partita, continuiamo a giocare in casa. Stavolta contro il Derby County. Vediamo se rimaniamo, no? Sull'onda di prima della vittoria. Loro vengono, se non sbaglio, da sconfitta, pareggio, sconfitta. Mi è parso di vedere. Quindi non è che sono messi tanto bene, speriamo che moralmente siano giù e possano permetterci di vincere. Ok, Maolì dal 44esimo la sblocca, buono, 1-0. Buono! Pare che c'è stato solamente il gol. È strano perché la Lega ha i giocatori, ma anche quelli di loro, più o meno, dovrebbero essere abbastanza stanchi. Quindi mi aspettavo il cambio. Uno, perché c'è stata la partita di prima nel giro di Po, e due, perché ci sarà un'altra partita nel giro di Po successiva. Invece no, vabbè, però alla fine lasciamo sta questo piccolo extra buono perché abbiamo rivinto. Ok, buono, buono, buono. Quinta partita del video, ancora una volta rigiochiamo in casa, quindi si simula. Attenzione che cominciano ad essere le partite belle importanti queste via. Nel senso, cominciano a mancare meno partite, c'è un buon distacco e a seconda di come vanno a finire, non so sinceramente già da questa eventualmente, però forse potremmo iniziare a esultare. Comunque, dopo 33 minuti, doppietta di Brereton, prima al 21esimo e poi appunto al 33esimo, quindi 2-0 per il risultato. Forse finisce anche così. Itter all'82esimo 3-0. Ah, peccato, si è fatto male Foyt al 90esimo, cerottino. Speriamo non sia nulla di grave. Boia, cerottino e si è sbriciolato per 4 mesi. Frattura della tibia. Madonna santa, di ora è vero, meno male siamo alla fine, eh. Se proprio succede, meglio ora è prima. Però, 4 mesi sono tanti, eh. Allora, diamo uno sguardo alla classifica. Il Brighton c'ha 43 partite fatte, noi 42, quindi siamo una partita in meno. Allora, addio, viva svia. Allora, se io la prossima la dovessi vincere, automaticamente sono in Premier League perché diventerebbero 10 punti di stacco con 3 partite rimanenti, quindi 9 punti sul piatto. Quindi automaticamente
avremmo sia vinto il campionato che di conseguenza ottenuto la promozione matematica. Ora, io non so se da qui alla partita con Reading loro possono fare un'altra partita, magari non lo so, possono perdere, di conseguenza a posto sì, si è già vinto. Resta di fatto che la prossima, credo di giocarla a questo punto, se è vinta può permetterci di andare automaticamente, matematicamente in Premier League. Cosa faccio? La simulo o la gioco? La gioco, dai, la gioco, che si gioca in casa la gioco. Stai simulato 8.000, soprattutto in questi mesi qua, quindi la gioco. Comunque, boh, Brighton 24 go. Capo cannoniere per ora, eh. Boh, il secondo è 15 go, 9 go di meno. Via, giochiamola, dai. Ecco, c'è da sostituire Foyt. Ok, così, per le maglie, buono. Petrasso, no, piuttosto ci va un altro che non è nel suo ruolo, ci va Koch, se si chiama così, e metto anche Silva in attacco perché Maulida non è verde, è quel verde vomito. Quindi, dato che già si è rotto uno, anche se siamo alla fine, che si siano per 4 mesi non è buono, perché vuol dire che si recupera, se va bene, a inizio campionato prossimo, quindi meglio non rischiare. Insomma, e vai, iniziamo. Magari il gol di Silà proprio, no? Che non gioca mai, si può permettere di, non so, di festeggiare. Parla a bassa voce perché non ti sa mai. Via, giochiamo e guardiamo un po' cosa succederà. Attenzione! No. Bella roba Brereton! 1-1! Pareggia lui, così poi. Testa la bandierina e andiamo. Dopo 5 minuti troviamo il gol del pareggio con Ben Brereton, sempre lui. Vai Ciccio Gomez, vai, ehi, vai Brereton. No, faccio un cambiettino, che a parte che è sfatto, è stanchissimo, poi si è fatto anche male, metto Maulida al suo posto, levo Gomez per Matteo Maulida. No, ci tenevo a farvelo vedere perché un cambio abbastanza strano. Vai Molita, appena entrato, no! Non ci credo, non ci voglio credere, 2-1 Reading. Porca miseria di... Vai! Ancora Brereton, vai Ciccio di... È che bisogna fare con quando si piglia, oh. Ma ditemi voi. E è che manca poco. Ci posso sperare, ma boh, sinceramente ci credo veramente poco che possa succedere qualcosa. Peccato, lì, se nel caso. Niente, 2-2, vedi. Ho voluto fare Garosso, no? Ho detto vai, si gioca questa via, anche se siamo in casa, così magari la vinco. Poi si festeggia, tra virgolette, tutti insieme ai tifosi, no? Invece no, certo, per l'amor di Dio, a regola lo dio toccandomi. La sostanza alla fine non cambia, cioè basterebbe in regola vincere la prossima, sperare che loro la perda la prossima. Però, ora, cioè, ci sono 8 punti di stacco, matematicamente non siamo automaticamente vincitori, ecco. Fatto la classica figuretta. Anche se, poi vado alla partita successiva contro il Bolton, questa è la dimostrazione che non sono il tipo che se perde o pareggia, cioè non viene fuori il risultato che voglio. Rigioco la partita, voleva sì, no, rimandata si lascia andare. Quindi tutte le volte, sia in questa serie qua che nelle precedenti, che mi è andata bene per davvero e alla prima, nel senso, come è andata così, non è che ho rigiocato le partite. No, ci tengo a farlo presente, insomma. Comunque si è rotto anche Gomez, si è a 3 settimane, sicuramente, meno di quell'altro, ma in 3 settimane ci sta che il campionato sia anche finito, quindi ce lo perdiamo per questo finale, anche lui. Comunque, eccoci arrivati alla partita col Bolton. Vabbè, se si vince si è vinto automaticamente. Se si dovesse pareggiare, no, ancora no. Si va 88, loro se dovessero vincere vanno 82, sono 6 punti, 2 partite. No, quindi bisogna vincere, speriamo, eh. Simulo, ormai simulo. Ormai simulo tutto, perché tanto come avete visto, anche se già non è detto che io riesca poi a vincere, ecco. Vai, 1-0 Riveros. Infatti non so se è il nostro Riveros, magico Riveros, tempi d'oro, non credo, però non lo so. Vai, Adams rosso. Brereton comunque in 10 riesce a pareggiare al 52esimo.
Via, si è pareggiato, vediamo quanto hanno fatto per l'arte. Se hanno perso o pareggiato si può, tra virgolette, festeggiare. Manca sempre una partita. Andiamo a quella dopo e poi si guarda. No, ma è uno scherzo, cioè 4 mesi di stop e svilare. Cioè, ma si stanno distruggendo ora, ma come mai? Ma vabbè, comunque, penultima partita, ormai faccio tutto, vado anche dentro maggio, ci sono 2 partite e basta, faccio aprile maggio insieme. Loro, alla penultima partita, si gioca in casa contro Aston Villa, loro hanno vinto. Quindi dai ragazzi, basta, non lo so, un pareggino. Madonna, ma si bisogna partire così, ma ditemi se è normale. Tanto va Chignone si importa, avrei preferito Borja, perché mi pare, di più forse, lo so, vabbè, tanto alla fine sono per la categoria abbastanza scarsi tutti e due. Ci troviamo bene, non ci sa né Adams perché è squalificato, non ci sa Gomez perché è rotto, non ci sa Foyt uguale, non ci sa nemmeno il portiere. Boh, speriamo. Comunque, Edwards 1-0 al 39esimo, meno male. E finisce così. Oh, finalmente lo posso dire. Parte il discorso promozione, quello che ormai da mo' si era già conquistato. Siamo i campioni della Championship. Chi l'avrebbe mai detto? Una squadra neopromossa riesce sin dall'inizio di campionato a stare lassù. Stare lassù. Chi l'avrebbe mai detto? Perché uno può dire, vai, squadra neopromossa, di cosa vuol dire? Anche se eravate forti prima, ce l'avete fatta anche ora, così, tanto siete promossi, questo se vi, insomma, tutti i discorsi che cazzo ho fatto, però cosa voglio dire? Che ci cioè, venne una promossa che senza, cioè pur senza rivoluzionare la squadra, non come abbiamo fatto nella League One, che abbiamo comunque rivoluzionato la squadra nel calcio mercato estivo, grazie alla magica veneta di Simeone. Qui non abbiamo rivoluzionato la squadra, bene o male sono rimasti i soliti giocatori più o meno. Ma nonostante ciò, sin dall'inizio abbiamo dominato in questa categoria, in questa Championship appunto, e di conseguenza poi abbiamo vinto il campionato. E uno può dire, se vai a vedere guarda che rosa c'hai, 81 il portiere, 80 il difensore, 80 l'attaccante, centrocampo più di 75, eccetera, eccetera. Sì, sono d'accordo, ma sono saliti dopo, all'inizio si era inferiore, anche Svilari non era 81, Svilari addirittura era più scarso di Posebec. Quindi diciamo che sono molto contento della squadra che ho e che avevo anche a livello di qualità prima. E nonostante tutto comunque abbiamo dominato sin dall'inizio. E quindi chi l'avrebbe mai detto? Spero che abbiate capito cosa voglio intendere. Quindi non mi resta che dirvi ce la andiamo, ce la andiamo, ce la andiamo in Premier League. Premier League! Premier League! Bello, sono contento, lo so, è stupido, perché cioè, di per sé sono davanti al televisore e ho un microfono, però no, mi emoziona un parolone, però sono contento anche io, perché sai, quando le gioco alla fine sono io che controllo i giocatori e quindi che si vinca o che si perda, alla fine la OEP è mia, ma quando poi le simulo, alla fine è il computer, cioè la qualità totale che fa il tutto, no? È il singolo, è quello che vi pare. Quindi, se costate più le partite simulate ve le giocate, vuol dire che allora ho costruito una buona squadra per appunto raggiungere un obiettivo, che in questo caso, oltre a essere stato raggiunto, è stato ed è appunto l'obiettivo della Premier League. E la cosa più bella è che addirittura non solo ci andiamo, ma ci andiamo vincendo il campionato. Sofferto, sul finale, non lo metto in dubbio, però alla fine l'abbiamo vinto, che è la cosa poi più importante. Quindi bene bene così, bravi bimbi, via, andiamo a fare l'ultima partita e poi si arriva alle conclusioni. Siamo arrivati all'ultima giornata di campionato, prima di iniziare vi voglio far vedere due cose, anzi queste due cose. Allora è tornato Gomez, che vabbè ormai per diciamo il finale, il contenuto, no, del campionato è abbastanza inutile, però meglio che sia tornato piuttosto che averci messo altri 86 mesi di infortunio. E poi abbiamo venduto un altro ex svincolatone che abbiamo preso al Rochdale per 970.000 euro. E rispetto al suo valore, 970.000 euro sono tanti, quindi è venuto bene. Insomma, vado alle ciance, giochiamo. Alle ciance, sì. Giochiamo, simuliamo anche l'ultima partita. Comunque, lo so, sono molto ripetitivo, voglio cercare di essere il più preciso possibile. Tornare al discorso di prima. Della squadra, inizio campionato, bla bla bla. Intanto Gomez 12esimo ha fatto gol, proprio lui che è tornato.
Quello che volevo dire è che sono molto contento perché io ho rifatto anche male. Perché Ala vuol dire che ho fatto bene a puntare su quei giocatori, ma non solamente dal punto di vista di gioco, no? Ma anche dal punto di vista di crescita, di singolo. Perché come immaginavo, tanti, non tutti, tanti soprattutto, sono cresciuti bene e velocemente. Quindi sono contento di questo. Era quello che volevo dire, insomma. Comunque, finita la partita, abbiamo vinto anche l'ultima contro il Cardiff, anche. Abbiamo vinto l'ultima anche, no? Perché partite di questo mese non è che sono state grandiose. E niente, vorrei sapere che si è fatto come, si è rifatto male. Era meglio se effettivamente almeno nell'ultima partita facevo giocare. Tanto, come detto prima, le sorti del campionato sono già state scritte. E no, nulla, non c'è scritto nulla. A meno che io non debba davanti, fa vedere, ma è scritto giocatore infortunato. No, nulla. Bene. E quindi niente, ci vediamo poi. No, nulla. Finisco i discorsi qua. No, è vero, è finito. No, nulla, arrivo alle conclusioni. No, non lo so, non so come non mi tornava. No, arrivo alle conclusioni. Ci vediamo poi nel prossimo video. Nell'inizio della nuova stagione. Quindi, allora, quello che è successo in questo campionato, facendo un resoconto generale, lo sapete. Abbiamo ancora una volta. Nonostante i nostri, diciamo, primi anni, no? Nella nuova serie, comunque nella nuova categoria, appunto, abbiamo ancora una volta conquistato la promozione. Per la seconda volta consecutiva, che già era successo nella precedente stagione, abbiamo vinto il campionato in anticipo rispetto alle giornate rimanenti. Stavolta purtroppo con, diciamo, solamente, no? Una giornata rimanente, non come nella precedente stagione, parecchi mesi, no, mesi no, parecchie partite prima. Però vabbè, alla fine chi se ne frega. Peccato che era più bellino finire con qualche giornata in anticipo, ma alla fine basta raggiungere l'obiettivo, non tanto come ci si arriva. Quindi sono contento ugualmente. Brereton ha vinto, adore, lo leggo lì. Brereton ha vinto clamorosamente la classifica capocannonieri. Con ben 11 punti di, sì, 11 punti, 11 go di distacco dagli altri, dai suoi inseguitrici, in questo caso dal secondo. E niente, sono stracontento, veramente. Perché nei giri Po siamo riusciti ad andare in Premier League. Lì c'è veramente da patì tanto, secondo me. Lì ha voglia di, c'è da rifare la squadra. Speriamo che con i nuovi acquisti, acquistati, tra virgolette, a gennaio, ma che arriveranno poi nel prossimo calciomercato e di conseguenza appunto a inizio stagione, possiamo fare un campionato magari più dignitoso, perché comunque l'obiettivo è principalmente la salvezza, ve lo dico. E poi se succede qualcos'altro ben venga, però principalmente la salvezza, e speriamo che le new entries possano veramente far sì che ci sia il salto di qualità, fare il salto di qualità alla squadra. E anche se chiaramente la squadra che abbiamo può e deve crescere dell'altro, e basta. Quindi mi aspetto, sicuramente per quanto riguarda la stagione successiva, una stagione più difficile, ma anche più una stagione più emozionante, perché si comincia a giocare contro le squadre veramente veramente forti e veramente blasonate. E poi appunto mi aspetto di quantomeno salvarmi e di fare, se possibile, un calciomercato estivo dignitoso, sperando anche arrivino dei soldi. Detto questo, l'ultima cosa che voglio dirvi, probabilmente non succederà niente, però dato che FIFA dà l'opportunità, chiaramente se uno ha anche dei soldi, di prendere altri, diciamo, parte svincolati, però altri giocatori in scadenza di contratto, nonostante il calciomercato sia chiuso, io proverò a prendere qualcun altro, sperando che appunto quando poi inizieremo e ci rivedremo appunto nel prossimo video, posso dirvi: ho preso anche lui prima della fine della precedente stagione. Non garantisco niente, ma ci proverò. Quindi, cosa vuoi dire con questo? Vuoi dire che già pronti via nel prossimo video, se è arrivato qualcuno, potremo già avere altri giocatori in più disponibili. Speriamo bene, stiamo riprendendo altri top player, vedremo. Detto questo, niente, vi aspetto nel prossimo inizio di stagione e di conseguenza nel prossimo video. Via, ciao!